appena arrivati, trovato subito parcheggio, perché la situazione è già bella intensa, siamo arrivati non prestissimo e quindi già sono tutti un po' in coda. Vedrete poi sulla situazione com'è. Comunque abbiamo trovato parcheggio e adesso arriviamo là alla Moto Muzzi e vi facciamo vedere un po' com'è. Pericolosa a piedi che essere sulla moto. Questa è la fila
per arrivare al murales Moto Guzzi e fare la foto con dietro la scritta. Noi un paio di anni fa, forse non l'anno scorso, era vuoto, si era smaltito, non ricordo a che ora eravamo arrivati, l'abbiamo fatta così tranquillamente, non c'erano transenne, non c'era nulla. Mamma mia. La evitiamo sto giro. Ve la posteremo quella foto, se la troviamo, ve la metteremo su Instagram. Questi stand così dello street food sono troppo carini. Dopo tanti girare, un po' di pausa, patate di limone, fritte dolci, una birretta e poi si ricomincia e andiamo a vedere finalmente la moto che siamo andando via al mantello. L'officina dove praticamente montano finalmente riusciamo ad andare a vedere la V85 che ho scoperto che si chiama TT e andiamo allora alla Galleria del Vento e scopriamo com'è questa nuova moto Guzzi. Ciao, grazie di essere stati con noi.